Con Fratelli ti rovina anche Italia Viva e la Lega. Devo dire che però è sempre stimolante intervistare. È capitato più volte il senatore Renzi, sia in televisione che in dibattiti pubblici. E, e poi sono sicuro che non verrò attaccato, questo lo do, lo do per acquisito. Comunque, però è stimolante. A me non mi attacca mai nessuno, eh, si chiede tranquillo. È una persona sicuramente da un punto di vista intellettuale molto stimolante. Allora, senatore, io partirei subito diciamo, da quelli che sono i temi di queste, ricordiamoci, drammatiche settimane, perché noi siamo qui, però c'è gente che purtroppo in Ucraina muore sotto le bombe, sotto gli attacchi militari. e Una pace davvero difficile da, da comporre. Rispetto alla quale io vedo che eh, si scontrano due posizioni. Lei ha detto, se ricordo bene di averlo letto su un'agenzia, sono più vicino alla posizione di Macron. La posizione di Macron si sintetizza nella frase non possiamo umiliare la Russia se no ne avremo conseguenze per i prossimi decenni. Tutti ricordiamo il famoso saggio di Keynes, le conseguenze della guerra. La seconda guerra mondiale fu figlia della prima guerra mondiale. E poi invece una posizione più di Biden, che è una posizione molto marcata, dobbiamo riprendere tutto. Allora, premesso che in questa guerra, per quanto mi riguarda, c'è un aggressore e un aggredito. L'aggressore è Putin, gli aggrediti sono gli ucraini. Putin ha violato il diritto internazionale e su questo credo che siamo tutti quanti d'accordo. Ma come si comincia a costruire una pace? Intanto grazie, grazie direttore, grazie Armando Siri all'invito. Mi hanno detto: Ma perché vai alla scuola di formazione politica della Lega? Perché vanno invitato e sono ben felice di ehm, dialogare. Siamo avversari, avversari politici, siamo da due parti opposte del Parlamento, anche se adesso appoggiamo lo stesso governo in una situazione un po' particolare. Ma in un paese civile il confronto tra persone diverse è un bene. Quindi io da questo punto di vista trovo sorprendente che ci siano state delle discussioni su queste. Non vi verrò a dire quello che è venuto a dirvi Giuseppe Conte, perché alla scuola di formazione della Lega guidata da Siri qualche anno fa Conte venne qui per lisciare il pelo agli studenti e, e agli amministratori e disse io sono populista. Uno, io non sono populista, anzi io sono esattamente l'opposto, cerco di essere esattamente l'opposto. E due, non mi va di venire a lisciarvi il pelo. Appartenete a un partito diverso, vengo a dirvi le mie idee, vi fate le vostre idee e poi continuiamo a camminare su strade diverse ma nel rispetto che ci si deve tra avversari. Questa è una premessa che probabilmente non serviva nemmeno, ma il fatto che la dobbiamo ridire dimostra che forse c'è bisogno di un ABC del Galateo politico per cui sono felice di essere qui e nel merito rispondo al direttore dicendo uno Far finire una guerra è la cosa più difficile che ci sia. L'unico modo facile per far finire una guerra è non iniziarla. Perché poi è un casino incredibile. Cioè l'idea che si possa gestire un conflitto bellico non esiste, non esiste allora in questo senso. Prima di preoccuparci delle distanze tra Biden e Macron, la posizione di Macron è molto articolata. Io sono sicuramente macroniano. Penso che si debba avere la forza di dire che ciò che sta accadendo in Ucraina. Che va ovviamente in, nel cui scenario va ovviamente con forza condannata l'aggressione di Putin e la violazione dell'integrità territoriale ucraina, è una vicenda che avrà effetto per anni e anni. E va oltre il Donbass, e va oltre Mariupol, e va oltre Odessa. Io non so, ho capito che mh, voi siete divisi tra amministratori e, e giovanissimi, qualcuno anche del liceo. Eh, chi segue la storia di questo pianeta sa che a un certo punto c'è una località, si chiama Ialta, dove si scrivono gli accordi. Il direttore è un appassionato di storia ed è uno scrittore importante su questo. Si scrivono gli accordi che valgono diciamo, dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Si disegna l'ordine mondiale. Ialta ha resistito a tanti passaggi. Persino per alcuni aspetti al muro di Berlino, perché alla fine il muro di Berlino è stata una incredibile novità, ovviamente, ma non ha cancellato la divisione in alcuni blocchi, ne ha modificato i confini. Tu ricordi Fukuyama che scrisse allora: La, la fine, fine della storia. In realtà fine è finita solo Angelo. la geografia, perché <ride> hanno cambiato profondamente i confini dei paesi. Bene. Oggi con l'Ucraina cambia tutto. Sullo sfondo c'è la questione cinese. Il G20, che è un'invenzione recente della prima decade di questo secolo, è già in discussione adesso. Qualcuno dice c'è il G2, Stati Uniti e Cina e basta, con l'Europa in qualche modo sotto la leadership americana e la Russia sotto la leadership cinese. Non credete a queste ricostruzioni superficiali, però dall'idea. C'è una questione alimentare. Avete visto l'ultima copertina dell'Economist. Il tema della crisi, del, della carestia che porterà a, cosa? a un aumento dell'immigrazione. E ancora, lo dico in casa Lega, voi, voi, voi magari non ce l'avete nemmeno. Armando e gli amici della Lega sì, mi avete massacrato quando ero Presidente del Consiglio sulla questione dell'invasione 2015-2016 vi ricordate? Qualche amministratore sicuramente se lo ricorda dicevate che c'erano dei numeri insostenibili numeri di immigrati che arrivavano in Italia attraverso le, eh, la via diciamo africana attraverso, attraverso le navi ebbene se guardate quei numeri non voglio stare adesso a riaprire la discussione su allora, ovviamente abbiamo opinioni diverse. Ma se guardate quei numeri di quella che comunque era un'emergenza, lo riconoscevo anch'io, vedete che oggi in Ucraina, dall'Ucraina, sono arrivati quasi gli stessi numeri dell'anno record del 2015. Sapete qual è la differenza? Che questi sono arrivati in tre mesi e quegli altri in un anno. Cioè, cosa voglio dirvi? E arrivo alla tua domanda, direttore: è un gigantesco, gigantesco gigantesco cambio di gioco quello che sta accadendo in Ucraina e riguarda l'energia ancora eravamo divisi nel 2016 sul referendum sulle trivelle voi eravate contro di me oggi io vengo a rivendicare con forza che quella posizione era giusta a mia è normale se no non rivendicavo ma vabbè se, se, se sono punti di vista, ma magari qualcuno di voi la pensa e eh, c'era magari un elemento più politico per cui c'era un, un diniego delle posizioni nostre, una divergenza rispetto alle posizioni nostre. Potrei andare avanti a lungo. Il concetto è che l'Ucraina cambia tutto. Allora, prima cosa, bisogna cercare di arrivare alla pace. Ma è evidente che la pace, da un lato, non si fa... Come posso dire? Con le armi. Cioè se qualcuno immagina che questa guerra produca un vincitore, eh, Putin ha perso l'occasione di vincere nella prima settimana. Nel momento in cui nella prima settimana non ha vinto, Putin questa guerra non l'ha vinta e non la vincerà. E aver dato le armi all'Ucraina è stato fondamentale per consentire di non fare quello che era già e bisogna successo. Bisogna continuarne a darne di armi, è una domanda. Eh. Ma su questo c'è la posizione di Salvini e di Conte che è molto eh, negativa. Io parto da un presupposto. Oggi lo stato dell'arte è, dopo 90 giorni, grazie alle armi inviate, l'Ucraina non ha perso. Chi di voi studia storia, se c'è qualcuno che studia storia... No, faccia finta no, no, credo mano. Credo che un po' tutti grazie, quanti studiano fatto... la, storia. Vabbè, la storia. La storia la studiamo tutti, però diciamo iscritto a storia, Vabbè, lui ha fatto finta alzare la mano, grazie. Eh, è una fake news, ma non importa. Il concetto è che chi studia storia sa che l'Unione Sovietica era già riuscita in diverse circostanze a intervenire nel paese che veniva aggredito. Nel 1968 la Cecoslovacchia, prima nel 1956 l'Ungheria, nel 1953 ancora la Polonia. Cioè cosa facevano i sovietici? Invadevano, aspettavano che ci fosse la rivolta da dentro e poi a quel punto mettevano un governo fantoccio. Fantoccio. Sì, diciamo. Chiamano amici, insomma. Vabbè, un, un, un governo di fantocci amici. Questo tipo di attività loro l'hanno pensato perché Putin è cresciuto nel KGB. Putin è cresciuto facendo la spia dell'Unione Sovietica. Era il capo della stazione di Dresda del KGB. E Dresda, come sapete, oltre ad essere una bellissima città rovinata e distrutta dai bombardamenti, è una città della Germania, di quella che era la Germania Est, oggi lo dico a quelli un po' più anziani, noi quando si parla di due Germanie i più giovani ci prendono per matti, cioè pensano che abbiamo bevuto, vedete due cose, due, quando noi avevamo eh, 12 anni, 13 anni c'erano due Germanie, c'era la partita Germania Ovest contro Germania Est, oltre che molto più seriamente un muro di Berlino, allora vengo alla sostanza, Putin ha tentato di fare la stessa cosa. Non gli è riuscita grazie alle armi, direttore, meno male che si sono mandate le armi. Meno male che si sono mandate le armi, questo credo che sia tutti d'accordo? No, no, perché c'è chi si è scoperto pacifista all'improvviso, perché se tu hai fatto il presidente del consiglio e hai aumentato le armi più di tutti gli altri, non puoi diventare pacifista perché c'è il sondaggio. Io ve lo dico a voi, giovani della Lega, con cui si ci scontriamo. Beh sì, so, mi riferisco quasi sempre a Conte io, io faccio... anche perché poverino, da quando l'abbiamo andato a casa ci è rimasto un po' male, gli va anche tutto male, quindi io vorrei un po' di affetto e solidarietà. Pensate che no, lui è arrivato, è andato alla Camera e ha detto voglio cambiare il capogruppo e gli hanno lasciato il capogruppo. Allora è andato al Senato, ha detto vabbè voglio mantenere il capogruppo e gliel'hanno cambiato. E poi è venuta al Senato e ha detto: Facciamo questo presidente della Commissione Est. Questo non va Alla fine, a forza di cambiare presidente, è stata eletta Stefania Craxi di Forza Italia. Quindi è in un momento nel quale attaccare Conte non mi sembra nemmeno bello. Però, perché no? Perché io l'ho attaccato quando ero, come dire, solo contro di lui, ora non c'è quasi più gusto. Però il concetto di fondo è: non seguite i sondaggi. Le armi sono state fondamentali. Cosa poteva succedere accanto alle armi? E qui vengo alla tua, alla tua domanda. È chiaro che ci vuole anche l'iniziativa diplomatica, questo sì, e l'iniziativa diplomatica la sta facendo chi Erdogan? I cinesi aveva iniziato poi ha avuto dei problemi interni l'israeliano. Sapete che è venuta meno la maggioranza in Israele perché una deputata di una maggioranza molto risicata gli ha detto insomma, si è, è sganciata dalla, dalla maggioranza. Io dico: perché non lo fa l'Europa? E ho proposto la Merkel, ha proposto un Via di mezzo tra Europa e Nato perché Tony Blair, che è inglese, non è più dell'Unione Europea, però è stato a lungo uno dei più grandi leader europei. Io continuo a considerare Tony Blair il più straordinario leader del, della, degli ultimi trent'anni in questo pianeta, quindi insomma in questo, diciamo, in questo continente. Poi non voglio toccare anche gli americani. Allora, per farti una breve, direttore, penso che: A, meno male che sono state inviate le armi. B, è evidente che aver inviato le armi non è sufficiente perché occorre una soluzione politica. Questa soluzione politica ovviamente non è facile da trovare, perché una guerra come la guerra ucraina è una guerra devastante. Oltre il numero delle persone morte ci saranno delle conseguenze nei prossimi decenni sull'immigrazione, ma anche sul climate change. Scusate, vi faccio poi finisco, se no ho fatto una prima risposta fin troppo lunga. Sai, noi di sinistra facciamo discorsi Raul Cast, Fidel Castriani e, e lunghi. Noi di sinistra? Chi? Era voluto di qui alla Lega. Se vuoi di dico sinistra. qui, dove lo dico? Eh. Se vuoi un'iniziativa di PD o di Leo, un po' su di noi di sinistra. Sono venuto alla Lega solo per dire noi di sinistra. <ride> ah, sì, che mi capito. sono messo la giacchetta verde e mi è venuta. sempre un concetto tempo. relativo, come i pianeti. No, della mia moglie, è cioè, cioè, mia moglie, quindi ho preso verde poi ho detto, porca miseria, ma va la Lega. Vabbè. Eh, dicevo. Mi sono impappinato sul noi di sinistra, mi fai effetto quando dici le cose. Allora, eh, sta, stavo dicendo che è un po' freudiano, questo noi di sinistra, no, cioè, non è proprio che... convinto al 100%, eh, ma sì. Maffi, ricordi che è buona strada, quella. <ride> sempre la diamoci del tu. Buona strada, anche te agisci? Noi siamo di una lobby. Quindi la guerra ci vuole l'inizio si oh, chiama Lobby Scout. Quindi è una roba sintetizzo che... io per poi. Non il... faccia quella faccia, faccia dire. No sintetizzo no quello era un casino non parliamo di politica cioè. sintetizzo, sintetizzo avete, per non a... mi, fate, mi avete censurato su noi di sinistra <ride> no, per sul tento dei poveri comunisti no questo è quell'altro sintetizzo per andare alla seconda domanda quindi la guerra, le armi bisogna darle, ma bisogna riprendere l'iniziativa diplomatica Bravo. perché altrimenti non se ne esce, giusto? Sì, Questo... l'hai fatta, ho parlato mezz'ora, l'hai fatta come dire, potevi essere più breve. <ride> Però meglio avere i ragionamenti che i tweet, quindi certo. bisogna sempre abituarsi a riflettere a pensare. Adesso mettiamo un attimo la guerra da parte, passiamo un attimo... Poi si è appena argomento. iniziato sulla guerra, vabbè, no, eh... Poi dopo diremo qualche altra cosa. Allora, lei, anzi tu hai detto all'inizio, sono qui la Lega, siamo diversi, siamo opposti, però io qualche punto di contatto comincio ad intravederlo. Eh, sulla carta di identità, il nome di battesimo. Cioè, eh. Sicuramente, no, ci saranno tra breve i referendum. Ma accolto sulla... un ragazzo, si chiama Matteo, ho detto che okay, non vi fanno entrare a voi se non vi chiamate. Allora, come. Tra breve ci saranno i referendum sulla giustizia promossi dalla Lega, che ha raccolto le firme insieme ai radicali. Qual è la posizione di Matteo Renzi? Qual è la posizione di Italia Viva? Anche perché il tema giustizia è il tema di fondo del tuo ultimo libro, no? perché è un libro che io consiglio di leggere, però è denso di riferimenti a quello che è un nodo insoluto dell'ultima stagione della Repubblica italiana, di almeno 30 anni, che è il rapporto tra politica e giustizia. Assolutamente sì, eh, sulla questione del referendum, io ho firmato il referendum, l'ho firmato a un banchetto dei radicali e non un banchetto della Lega ma ho firmato a largo di Torre Argentina sotto una... Beh, ma il quesito è lo stesso, no? Giusto. Sì, ho capito, però, hai detto, io preciso sempre... Perché vengono qui a farvi quelli che lisciano il pelo, io sono a mettere invece i paletti. E, e sì, è chiaro, parliamoci chiaro, ragazzi, che il quorum sia raggiungibile mi sembra, dopo che sono saltati i tre referendum fondamentali, difficile. Cioè, c'erano tre referendum che avrebbero attirato partecipazione. Indipendentemente da come la pensate nel merito, che erano quello sulla cannabis, quello sull'eutanasia e quello sulla responsabilità civile, questi tre tiravano per dirla con un tecnicismo. Poi, al di là di come uno andava a votare, però, tanta gente si sarebbe messa in fila per andare a votare. Oggi che questi referendum possano passare, non lo so, sicuramente io voto a favore. Il punto chiave è che però che passino o no i referendum, questo tema della giustizia non finisce qui. Bisogna arrivare a un meccanismo nel quale tu sei un magistrato, fai carriera se sei bravo, non se appartieni alla corrente. A me la magistratura democratica, il direttore responsabile dell'organo di magistratura democratica ha detto che bisogna stringere un cordone sanitario attorno a Renzi. Ora, se tu sei di magistratura democratica e sei un magistrato di magistratura democratica e ti hanno detto di stringere un cordone sanitario attorno a Renzi, quando arriva una mia denuncia che fai? O quando mi denunciano? Perché? Perché il meccanismo della corrente è che va avanti quello della corrente giusta e non è così. Guardate che questo passaggio è un passaggio che dobbiamo fare non contro i giudici. Perché questo passaggio di strapotere delle correnti ha fatto del male innanzitutto a tanti magistrati, a tantissimi magistrati. Ora non se ne parla più, ma quando tra tre giorni vedrete tutte le celebrazioni in memoria di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, la moglie... lunedì le... sono i trent'anni della strage di Capasci. Quando vedrete tutte le... le, le, le mh... Celebrazioni del 23 maggio, io vi invito. Intanto, chi ha la mia età o di più, sa cosa vuol dire. Voi, ragazzi, quanto avete? Media età? 20 anni. Bene. Io avevo 17 anni in, que, in, que, in quell'anno devastante il 92. Falcone, e dopo due mesi, Borsellino. Tra l'altro, tu che sei scout, ricordi che quel in quel mese lì a giugno Borsellino, Paolo Borsellino fece una bellissima manifestazione a Palermo mi viene i brividi perché veramente è una cosa che ci ha cambiato la vita a tanti di noi alla Gesci, perché lui era scout e chiedendo di o aveva avuto una famiglia scout, mi ricordo se era stato lui o aveva avuto la figlia, qualcuno della famiglia, non mi ricordo. E diede un messaggio bellissimo di impegno. Bene, Falcone e Borsellino sono il non plus ultra della storia di questo Paese per quanto riguarda i giudici. Bene, a Falcone il CSM ha fatto la guerra. Cito l'unità di quegli anni. Consigliere del CSM mi pare fosse Pizzo Russo. Adesso verifico chi era. Consigliere eletto dal Parlamento, in questo caso dalla sinistra. E cosa dice lui? Falcone non ha la necessaria indipendenza per fare procuratore nazionale antimafia. Falcone. Oggi è diventato giustamente, comprensibilmente, il punto di riferimento di tutti, ma da vivo il CSM per le correnti gli ha fatto la guerra. E Paolo Borsellino ha avuto una cosa pazzesca, la famiglia Borsellino continua a chiedere le figlie, i figli, perché c'è anche eh, figlia e figlio. Continuano a chiedere giustizia perché a Paolo, a Paolo Borsellino, uno dei più grandi magistrati di questo paese, martire della mafia, è stata negata giustizia perché gli hanno fatto un processo farsa ai presunti mandanti che non erano loro, con un'operazione di depistaggio. È una vergogna che addirittura sulla pelle e sulla contro la memoria dei magistrati più bravi ci siano state pagine di mala giustizia. Figuratevi per un povero cittadino. Io non faccio la vittima, io le mie cose, chi vuole, se le legge, me ne frega nulla, io le ho scritte, messe in fila. Punto. Non mi interessa. Io mi posso difendere. Vado dovunque. Vado in tv, vado persino alla scuola della Lega, vedete, posso andare dappertutto. Il punto centrale mio non è difendere me stesso, è difendere le ragioni della giustizia. Perché se tu sei uno, un quisque del popolo, che nessuno conosce, e entri in quel meccanismo lì sei rovinato. Allora il punto fondamentale della giustizia è, uno, i giudici devono andare avanti se sono bravi e non se appartengono alle correnti, due, chi sbaglia paga, perché non può valere per tutti tranne che per i magistrati. Su questi due punti penso si possa trovare un punto di intesa ormai nella prossima legislatura. Perché? Perché in questa legislatura, ad esempio, Bonafede faceva danni. Eh, oh, però un po' l'avete fatto anche voi all'inizio, il primo anno: eh. non è colpa vostra, ma insomma il ministro era da lui. Il primo anno: qualcosa avrebbe toccato ingoiare anche a voi a votare in quel primo anno eh, di buona fede ministro. Poi, buona fede è passato con il, cioè, o meglio, il governo Conte Bis, c'era cioè il centro-sinistra. Quando finalmente l'abbiamo mandato a casa, ha smesso di far danni e chi è arrivata? La Cartabbia. Ecco, qui abbiamo un'opinione diversa sulla riforma Cartabbia. Voi votate a favore, noi ci asteniamo. Perché voi votate a favore e pensate che sia un buon passo in avanti? Io mi astengo perché secondo me è inutile. Cioè non è un passo indietro. Però non c'è niente di quello che vorrei vedere in una riforma della giustizia. E che cosa vorrebbe vedere? La separazione, separazione delle, delle carriere? carriere. Primo punto. Ma la separazione delle carriere, non come la pensano tutti. PM e il magistrato, separazione delle carriere, delle carriere di quelli bravi e delle carriere di quelli non bravi. Nel senso che la prima cosa da fare è deve andare avanti chi è bravo e ci devono essere dei criteri concreti. Esempio, facciamo degli esempi, perché giustamente il direttore ricordava gli ultimi 30 anni e che come noi, te quanti anni hai, Armando? 50? Cinque... Oh, oh. Io 47. No, ho vabbè, lascia fare diciamo no, la stessa età, 23 anni più vabbè comunque diciamo noi apparteniamo alla stessa generazione ehm, te quanti anni hai direttore? Eh, io ho 60 fra qualche settimana e che tu vuoi che faccia gli auguri? 6 Eh lo dirò a un parlamentare del mio partito, ti farà gli auguri sicuro eh, Anzaldi <ride> che è un suo amico il concetto è eh, a, a prescindere da questo la Conclusione è che la nostra generazione è vissuta con l'idea che Tangentopoli abbia segnato il rapporto giustizia politica. Giusto? Ma prima di Tangentopoli, tornate ad Enzo Tortora. I ragazzi più giovani forse non ricordano bene quanto fosse enorme l'impatto di Enzo Tortora, era uno dei due o tre più popolari. Uomini di televisione, nel tempo in cui non c'erano i social e quindi la televisione era televisione, Facebook, Twitter, tutto insieme. E non c'erano nemmeno il digitale, quindi c'erano soltanto pochi, pochi canali. E Tortora era probabilmente, nei primi tre sicuramente, in termini di popolarità. A un certo punto, una mattina vanno, lo prendono e lo sbattono in carcere. Con accuse gravissime. Cos'era? Um, di fatto, c'erano dei pentiti che dicevano che lui. Due pentiti di camorra e che dicevano che lui era sostanzialmente affiliato di fatto affiliato clan. alla Camorra e dentro un giro di, di droga, ma partendo dall'affiliazione ai clan. E l'hanno tenuto in carcere Enzo Torto, non lo so, è come mettete i personaggi più famosi della TV che sono contemporaneamente TikToker, influencer e DJ. Quindi il massimo della popolarità. Quello che lo ha messo dentro è dopo qualche anno diventato membro del CSM ha fatto carriera. Ma a voi sembra normale? Ovviamente è venuta fuori la verità dopo qualche anno. Enzo Torto è stato assolto. Lui arriva davanti ai giudici e dice: Io sono innocente. Spero, che, mi auguro che lo siate anche voi. Guardate, questa è una frase enorme. Io sono innocente e mi auguro che lo siate anche voi. Quella vicenda lì della giustizia giusta è una vicenda che è ancora attuale e non per me. Io mi difendo da solo. E poi se c'è, come dire, non è solo mi difendo, ma anche l'attacco talvolta. Il problema è per le persone normali. Quindi, separazione delle carriere tra quelli bravi e quelli non bravi. È evidente che occorre la responsabilità per chi, chi, chi sbaglia deve pagare. Tutto il resto è secondario e viene dopo. Cambio di nuovo argomento perché... Oh, a una alla... certa ora bisogna andarli via, poveri iniziano diciamo, da fare... Alla ricerca di, eh, di un altro, secondo me, punto di convergenza. L'Italia è notoriamente uno dei paesi al mondo con la più, fra le più elevate pressioni fiscali mm -hmm. e non sempre a una pressione fiscale così esasperante corrisponde una qualità di servizi che vengono erogati ai cittadini. Lo dico poi soprattutto da da meridionale. C'è stato di recente diciamo, attrito all'interno della maggioranza di governo sulla questione del catasto e della tutela delle tasse della casa, perché poi sappiamo che gli italiani amano molto la casa, siamo uno dei paesi al mondo dove, gli dove i cittadini per fortuna hanno la casa in, in proprietà. Qui c'è il senatore Siri che da anni porta avanti una sua battaglia sulla flat tax. Ecco, tutto questo è un punto di convergenza perché anche lei si è spostato su posizioni diciamo direi liberali per quanto attiene il rapporto fisco cittadino. Vorrei contestare l'espressione spostato nel senso che c'è. Cioè, se volete dire che sono spostato è un'altra storia. No, no, non no. quello, no, per carità, ma, non mi permetterei mai. Ma insomma, sarebbe uno dei migliori complimenti degli ultimi dieci anni, quindi va bene. <ride> Salvini una volta mi fece una cosa, dicendo, dice, meglio, Renzi che, meglio bestia che Renzi, qui per dire il livello del... Però come vedete siamo, ce le diamo e, 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 e continuiamo a combattere perché è come giusto che sia talvolta insieme molto più spesso divisi. Quindi comunque spostato, lo contesto, perché... Perché io su queste posizioni ci sono sempre stato. Ci sono stato da presidente della provincia, non me ne frega niente, ora se non ricordi di nonno Matteo, lasciamo stare, l'IPT, l'IPT era la tassa che aveva la provincia, io la portai al minimo, litigai con l'allora presidente della provincia de, di Roma, perché spostando l'IPT un po' di... abbassando l'IPT... Era Zingaretti. Era Zingaretti, Allora, eh, corsi e ricorsi, ma ci facciamo sempre delle gran risate ricordando. Una volta venne a Firenze a mangiare una bistecca per far pace. L'ho fatto da sindaco, l'addizionale IRPEF, noi l'abbiamo portata a un livello tra i più bassi d'Italia. L'ho fatto da Presidente del Consiglio. Quando sono arrivato c'era l'IMU, l'abbiamo tolta noi. La decontribuzione, l'IRAP, costo del lavoro. Lo posso dire qui, guarda, questa è l'unica... Uh, frase che faccio, diciamo, di non è Captazio Benevolenza, ma ricordo un fatto vero con Umberto Bossi. A un certo punto in Senato ero, e vengo eletto senatore. C'è Bossi i primi mesi. E Bossi mi dà atto, dandomi anche una cazzottata perché Bossi dà atto, ma continua a dare le cazzottate anche eh, non stando più benissimo come prima. Eh, sei stato uno dei pochi che ha fatto qualcosa per la mia gente. Gli imprenditori del nord perché industria 4.0, il costo del lavoro, Jobs Act? Noi queste cose le abbiamo fatte. Poi io penso che ci sia un problema di andare su quella parte di popolazione che ha meno e quindi gli 80 euro que che poi c'era un bonus durato 10 anni, alla faccia i bonus, c era un malus che, che diventava la conclusione di questo ragionamento. è Io sul fisco sono molto. Non è che sono spostato, sono molto fisso su posizione liberale. Ho dubbi, Siri lo sa, sulla flat tax per due ragioni. La prima, per una ragione di ordine giuridico costituzionale, vale a dire la Costituzione prevede la progressività dell'imposizione fiscale. Quindi, se tu fai una tassa sola, c'è un contrasto più o meno evidente, ma a mio giudizio chiaro, con il dettato costituzionale. Il secondo è perché io credo che noi dobbiamo porci il tema di come prendere atto di una società che sta aumentando le diseguaglianze. Questo non vuol dire patrimoniale, io sono contro la patrimoniale, ma questo vuol dire che se io guadagno bene e guadagno bene devo pagare una liquota più alta di chi guadagna meno. Secondo lei in il Italia... vantaggio, finisco il vantaggio della flat tax che è l'elemento di forza che poi lui fa il professore, non lo vuol dire, ma che comunque in campagna elettorale si è visto perché la Lega l'ha portata avanti bene, è la, il messaggio di una cosa semplice, cioè vediamo di essere chiari oggi vai a pagare le tasse e ti viene voglia di sbattere la testa contro il muro non solo perché paghi le tasse. Anche per questo, c'era la frase di Woody Allen: Bisognerebbe pagare le tasse con un sorriso. Cioè, Ho provato, ma loro volevano i soldi. Che è una frase di un film di Woody Allen. Il concetto è che pagare non piace a nessuno: è che è complicato pagare come si sta pagando oggi. La flat tax aveva questo elemento, al di là che fosse la flat al 25 o a un'altra aliquota, che dava il segnale di dire, ragazzi, paghi e addio. In America c'è il Tax Day, tra l'altro il 15 aprile. Da noi abbiamo fatto alcune scelte in questa direzione. Io rivendico quello che ho fatto io, la precompilata. Tra l'altro, arriva credo lunedì. La non posso nemmeno dire C46 a loro perché non credo lo faranno. C'è cioè il codice del 2 per 1000 a Italia Viva, non, non, non ve lo dirò. Non si sa mai se qualcuno magari sbaglia. Se sbaglia C46, ma al di là. Non avevo, mai, non avevo mai immaginato che un giorno sarei andata alla scuola di formazione della Lega a chiedere 2 per 1000 per Italia Viva. Questo sinceramente questo è un po' troppo persino per me. Però il concetto di fondo è che la precompilata è un meccanismo semplice, ti arriva a casa, controlli se vuoi, via. E io su queste posizioni diverse sono a favore anche della fatturazione elettronica, perché tutto ciò che va nella logica di arrivare al fisco 4.0 ti permette di risparmiare. L'evasione fiscale non la combatti con i controlli della Guardia di Finanza fuori dai negozi, la combatti semplificando il modo di pagare le tasse. E aggiungo. Se volete combattere il sommerso e il nero cancellate il reddito di cittadinanza anziché venire Ci saremo a fare arrivati tra un attimo. No, voglio finire una cosa sulle tasse. Reagan diceva che bisognerebbe prendere il calendario e cercare con il rosso, anzi fare una festa nazionale nel giorno in cui noi smettiamo di lavorare per lo Stato? Secondo Reagan, l'8 agosto e cominciamo a lavorare per noi stessi e per le, nostre, per le nostre famiglie. Ma secondo lei lei prima si è autodefinito di sinistra? Non c'è stata una certa avversione ideologica in questi anni verso i ceti produttivi, Beh, cioè chi produce, facile, eh? Eh, crea reddito, crea lavoro, viene visto quasi in una posizione di sospetto, di pregiudizio. Direttore, questo è facile: questa si è fatta una domanda e si è data una risposta. Questa sembrava Marzullo, eh, voglio dire, perché eh, sono d'accordo nel senso che questo è un grande tema ed è il tema che io ho combattuto dall'interno nel PD. Cioè io ho fatto questo ragionamento che vi ha appena fatto San Giuliano, l'ho fatto dentro il mio partito. Perché io ho detto noi non siamo contro le imprese. Per questo vi dico che neanche voi al governo avete fatto quello che abbiamo fatto noi per il sistema delle imprese. Una volta lo disse Berlusconi. Il Jobs Act in un paese normale lo fa un governo liberal-democratico. Non lo fa un governo da sinistra. Ma io sono di una sinistra che si riconosce in Tony Blair e in Barack Obama e in Bill Clinton. All'epoca una certa sinistra la criticò per il Jobs Act dicendo Mamma che mia, aveva mi smantellato mi... i diritti acquisiti. Ma è una follia. Il meccanismo, io devo garantire il lavoratore. Per garantire il lavoratore non è che devo dirgli tu devi restare in quel posto di lavoro per sempre perché se no stai male. Perché se quell'azienda fallisce... Eh, devi essere messo in condizioni di aiutare l'imprenditore a salvarsi e il lavoratore a trovare un altro lavoro. Ma guardate che il Jobs Act che voi avete contestato, una volta per lo schermo, e poi il Jobs Act l'abbiamo fatto insieme. No, no. il Jobs Act non l'abbiamo fatto insieme. Lui ha votato contro, come la Lega e come tanti altri. Ma il Jobs Act ha fatto un milione e trecentomila posti di lavoro. Di cui 800.000 a tempo indeterminato. Non mi ha risposto sulla casa e sul catasto. Allora, casa, cioè finisco e poi torno a casa e catasto. C'è stata una certa avversione? Sì, che c'è stata. Però non facciamo l'esempio della destra americana perché? perché Ronald Reagan e i liberisti americani e anche se vuole la Thatcher o gli altri gli europei avevano un'idea di fisco. Che in Italia non avete neanche voi. Quando la sinistra americana chiede di aumentare le tasse, porta la pressione fiscale al 38%. Ma sai quanti imprenditori metterebbero la firma per avere il 38%? Ma firmerebbero coi piedi, col sangue. Il punto è creare un meccanismo in cui, uno, si paghi in modo semplice, due, una volta che si è pagato è finita lì. Perché il problema non è soltanto pagare una bella cifra, ma che poi hai sbagliato il modulo XY, ti può venire a controllare l'ispettore XY, eccetera, eccetera, eccetera. Rispetto al catasto, non condivido la vostra battaglia. Devo essere intellettualmente onesto, quando io ero presidente del Consiglio non l'ho voluto affrontare. Ma perché? Perché avevo appena fatto la riforma dell'IMU. Siccome avevo tolto l'IMU. Volevo impedire che nella comunicazione passasse una sorta di, eh, come posso dire, eh, pogge buca, una sorta di mh, mh, compiacente eh, condivisione, perché da un lato lei vi limo, però alzi il catasto. Non poteva essere così. Quindi, noi abbiamo tolto il limo. Ora è evidente che il catasto va riaggiornato. È positivo l'impegno di Draghi di non aumentare la pressione fiscale e quindi mi pare che si sia arrivati. Poi se ho capito bene, avete fatto anche un accordo su questo. La verità, caro direttore, tu sei: conosci quelle terre meglio di me. È che noi ne parlavo l'altro giorno lunedì a El Colano. Ero dal mio amico sindaco Ciro Bonaio. C'è un sindaco di Italia Viva, bravissima. Lo conosco. Magari era la domanda della notizia, che c'è anche un sindaco di Italia Viva, uno su 8000. Insomma, no, ce ne sono più di uno. però. Questo sindaco mi raccontava, mi ha portato a vedere alcune realtà del territorio oltre che gli scavi di Ercolano, bellissimi. Dice: Ma te, guarda, qui c'è un problema. Di qui il 50% delle costruzioni sono abusive. Allora, il tema del catasto, che poi sono tutte, nel momento in cui fanno la richiesta di sanatoria, tutte come dire, entrano nel database del catasto. E, e qui c'è un problema amici cari al sud, che è il tema dell'abusivismo. Ma rispetto al catastro penso che l'impegno di non aumentare la pressione fiscale penso che sia un impegno che possa vedervi diciamo, soddisfatti. Le voglio fare altre due domande. Allora, la prima la sfiorata sul reddito di cittadinanza. Il ministro Garavaglia ha detto che mancano al turismo 350.000 persone. Ed è vero, questo lo, lo abbiamo anche riscontrato in inchieste giornalistiche nel settore turistico, che è uno dei polmoni importanti della nostra economia. Ma mancano anche saldatori, mancano anche tante altre figure. Prego. Eh, eh, ragazzi, io, come dire, Massimo ha fatto quella dichiarazione: è una persona seria, è stato un buon assessore regionale. Ma se il ministro leghista per di più chiede un decreto flussi per far venire immigrati a lavorare in Italia. Cioè, perché la ridico eh? perché non è che è difficile da dire davanti alla è difficile da dire ovunque. In Italia il bravo ministro del turismo propone di fare un decreto flussi per prendere i lavoratori dall'estero. Poi naturalmente lui li propone stagionali, no? non è che propone di tenerli dentro sempre. 350.000 persone. Sapete che vuol dire questo? Che questo paese ha un problema gigantesco. Se a fronte di questo sappiamo che abbiamo speso 21 miliardi di euro per il reddito di cittadinanza. E lo dico l'avete votata voi eh, quella legge? Dice ma non l'avete voluta voi? Era un accordo, sì, però il governo era il vostro. Se uno mette 21 miliardi di euro, lo ripeto perché mi viene bene, 21 miliardi di euro, che cosa succede? Io prendo 600 euro di reddito di cittadinanza, 500, quelli che sono, è chiaro che cerco di fare un lavoro al nero. Ed è chiaro che l'imprenditore serio, che ha paura, che ha rispetto, non lo assume. E se non lo assume, gli manca gente e gli manca nel turismo e gli manca altrove. Ah, ma qui bisognerebbe aumentare gli sti stipendi. Benissimo, questo è un altro discorso. Ma nelle vostre terre, nelle vostre vallate, quanta gente si è spaccata la schiena costruendo benessere, andando a lavorare dalla mattina alla sera e facendolo perché questo era importante per far studiare i figli, per far stare bene la famiglia? Quanti l'hanno fatto? Il valore della fatica, del sacrificio, sono stati valori su cui si è costruita l'Italia. Noi oggi abbiamo un meccanismo in cui alla nuova generazione, non solo alla nuova generazione, viene dato un messaggio non ti preoccupare. Tanto qualcuno paga per te. Non è giusto. Il reddito di cittadinanza, prima di essere profondamente... Quindi lei sarebbe disponibile ad abolirlo? O mi... a riformularlo? No, a no, fermoli, che riformularlo? Io so per abolirlo. Quelli che ti dicono va riformulato sono quelli alla Di Maio che l'hanno fatta e poi cercano di nascondersi dietro un dito. Io sono per abolire il reddito di cittadinanza, sono per cambiare le regole del lavoro, se serve noi faremo, lanceremo noi un referendum, su questo l'abbiamo sempre detto, una raccolta firme, magari potete venire anche voi, stando attenti a non venire banchieri di Italia Viva, eccetera. Ma il reddito di cittadinanza, che purtroppo anche la Lega ha, ha, ha approvato, è una roba che io ritengo prima ancora di sbagliata. Prima ancora in alcuni casi di legittima, perché poi ci sono i casi di quelli che rubano, ma questo bene, è una roba profondamente antieducativa. Un'ultima domanda, e che forse è anche la domanda per me, giornalista, più importante: che cosa farà da grande Matteo Renzi? Ho fatto di... la pausa dopo Matteo. Salvini, se vuoi gli do dei consigli, però. <ride> No, no, eh, chiariamo bene. Italia Viva sarà nel campo largo di Enrico Letta, allora. tenterà di costruire qualcosa di diverso, oppure magari comincia a guardare al centrodestra, visto che abbiamo verificato alcuni punti di convergenza sulla giustizia. Non è che se ne siano verificati tantissimi, ci diciamo, sono altri anche. Noi siamo molto d'accordo sulle infrastrutture, siamo molto in disaccordo sulla globalizzazione. Ecco, allora mi risponda prima a quest'altra quest domanda che avevo in serbo. Il PNRR, che è una grande attesa per il Paese, cioè quasi un'attesa missione, a che punto stiamo davvero? Ma il PNRR secondo me ha un grande problema di attuazione, in particolar modo laddove alcune realtà amministrative sono in ritardo nel farlo. Però su questi temi, come dire, siamo tutti sulla stessa barca. Eh, il punto fondamentale è riuscire a non bruciare questa opportunità che è un'opportunità che storicamente non ricapita. È appena arrivato il professor Giulio Tremonti, che saluto, quando il professore era ministro in diverse fasi del, dell'esperienza dei governi di centrodestra, egli ha combattuto anche da posizioni diverse rispetto alle mie perché l'Europa fosse diversa da quella che oggi è. Io quando sono diventato premier... Ho fatto battaglie, non necessariamente, anzi in molti casi diversi, ma comunque con la stessa ansia di cambiamento. Oggi l'Europa ha aperto un piccolo spiraglio, per qualcuno è poco, per qualcuno non va bene, ma quello spiraglio che l'Europa ha aperto va colto. Se non spendiamo bene i soldi del PNRR, abbiamo perso anche la faccia, oltre che un'occasione. Quindi questo è il punto. È chiaro che la scelta del governo... Non la giudico, è quella di partire dai progetti esistenti, cioè non si è fatto un disegno strategico da qui ai 30 anni che verranno, si sono presi i disegni strategici, i progetti già pronti e si è detto di finanziarli per fare più rapidamente. Funzionerà? Non ve lo so dire. È chiaro che spero che accada e spero che su questo le infrastrutture. Siano un volano, ora tu citavi prima eh, la visione keynesiana del rilancio e della ripartenza dai momenti di crisi con le infrastrutture, è chiaro che noi eh, che siamo keynesiani o no, eh, sicuramente qualcuno di voi non lo è, finché c'è una burocrazia che blocca tutto, quando dico blocca tutto non dico bloccare semplicemente le opere pubbliche. Ma dico anche che, per esempio, la Regione Lazio, quando i grillini sono entrati in maggioranza, la prima cosa che hanno fatto è: hanno fatto la moratoria sull'energia. Voi direte che tipo di moratoria è? È la moratoria sul nucleare. No, nucleare non c'è. La regione Lazio mi porta una domanda su Roma, All'inceneritore all 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 ci vuole a Roma. O no? eh, ci credo. Ne vorrei, vabbè, ora, ora ti rispondo. Però il tema è che la, la grillina, assessore all'ambiente, ha fatto la moratoria sulle rinnovabili. Cioè, non ha fatto la moratoria sulle trivelle o sul nucleare, che peraltro non ci sono in Lazio. L'ha fatto sulle rinnovabili. A ah, dove vogliamo andare se questo è il livello? Dopodiché, rispetto al termovalorizzatore, io sono da sempre favorevole al termovalorizzatore. Addirittura mi sono preso la prima causa per diffamazione, l'ho presa su un termovalorizzatore, perché era una trasmissione televisiva da candidato da presidente della provincia. E una um, aspirante scienziata mi disse che il termovalorizzatore eh, faceva venire il tumore ai suoi bambini, che è una cosa che io non sopporto. Intanto perché dire che in quella zona morivano più bambini era profondamente ingiusto. Aggiungo che ancora il termovalorizzatore non c'era. Quindi sostenere anche ove fosse vera e non lo è la correlazione, presenza dell'impianto, tumori dire, vedi che in quella zona ci sono più decessi per tumore, in una zona in cui ancora il termovalutatore non c'era, era la dimostrazione della stupidità umana. Io a quel punto feci una dichiarazione molto sobria, le dissi che lei aveva l'attendibilità scientifica di Magamagò e lei mi portò in tribunale. E quindi sono andato in tribunale, poi sono stato assolto o archiviato, non mi ricordo, perché lei diceva Esco dal tribunale e mi dicono: Ma non sente in dovere di chiedere scusa alla signora dottoressa? Mi dice: Ma dovrei chiedere scusa a Magamagò? E mi hanno ridenunciato. <ride> eh, e però a... tutte e due Magamagò l'ho salvata. A proposito di Magamagò, sì. la Raggi. Allora, il problema di Virginia Raggi. Il, ora capisco che la Lega, Roma ladrona, quelle robe lì, che insomma spero vi siano un po' passate, ma il simbolo di Roma è la lupa. Da quando c'è la Raggi, il simbolo di Roma sono i cinghiali. La Raggi non c'è più, eh? per, per cronaca. Ho capito. Nel momento in cui la Raggi se n'è andata, oggi 5 Stelle dicono, dobbiamo impedire a Gualtieri di fare il termovalorizzatore. Ma scusa, intanto ne trovi uno del PD che vuole fare il termovalorizzatore? Io lo abbraccerei. Due. Nel momento in cui c'è da risolvere il problema dei rifiuti, se si sostiene che il termovalorizzatore produca degli effetti nocivi sull'ambiente, vorrei segnalarvi che lasciare i rifiuti in mezzo alla strada col festival dei cinghiali, caricarli nei camion, portarli a Vienna o a Copenaghen è più inquinante, più impattante ed è più stupido. Perché con l'economia circolare il termovalorizzatore diventa occasione anche di benessere e ricchezza. Energia. energia, ma anche per dirti: c'è un'azienda importante che è un'azienda laziale che fa le strade con i rifiui, gli avanzi del termovalorizzatore, si chiama economia circolare, quindi sul termovalorizzatore a favore, cosa vi mancava da rispondere? L'ultima premonti... domanda, la domanda diciamo... Praticamente Giulio stato... io sto facendo professore, io ti sto facendo come i concerti, no? ti sto preparando <ride> la platea che sono il, la, la band che prepara l'arrivo dei Beatles che cosa, che cosa farà da grande Matteo Renzi soprattutto che frega per l'appuntamento elettorale sono tra i 2020. pochissimi italiani che non mi votano quindi... <ride> l'appuntamento elettorale del 2023 eh, no. Scusa, se fai l'applauso sugli italiani che non mi votano ci rimango male allora... No, dopo faranno un applauso generale, vero? No, no, insomma, e comunque non ci rimango male, visto di peggio. Cosa farò nel 2023? Cosa faccio io non vi interessa? Cosa fa la politica italiana in sintesi rapida? Secondo me nessuno sa cosa fare. E vado in ordine rapidissimo. Voi a destra avete qualche tensioncella, e l'avete visto, e l'abbiamo visto, non soltanto per il sostegno o meno al governo, ma per l'idea stessa di coalizione. E quindi dovrete decidere, saranno fatti vostri se Dio vuole, io ci sto fuori, eh, se e come risolvere questi, questi, questi problemi, se e come scegliere di appartenere a delle famiglie europee o no, se e come gestire, le dinamiche amministrative. e questi riconosciamo vengo i loro problemi. Ma No, poi vengono in mezzo a l'Italia viva sarà con Aspetta, i finire, eh, eh, È diretto. Che... È anche se no, faccio un tweet. Eh, ti facevo il tweet e lo scopriremo solo vivendo. Allora, a sinistra cosa succede? Guardate, io spendo una parola a favore dell'attività, diciamo, immane di fatica che sta facendo il povero Enrico E se lo difendo io ci sarà un buon motivo per credermi. Perché Letta c'ha uno che si chiama Conte che tutti i giorni è in crisi e in difficoltà. E ogni giorno che passa, perché Conte vuole andare alle elezioni? Perché sa che al 2023 non ci arriva integro. E questa è la verità. Allora, delle volte... Qualcuno anche tra di voi un po' flirta. Con Conte tornando alle vecchie glorie del 18-19. Ma indipendentemente dai flirt, il tema è che Letta dice se voglio essere competitivo con questa legge elettorale devo stare con i 5 Stelle, se no non tocco un parla in nessun collegio. Ma i 5 Stelle a forza di stare con il PD perdono e soprattutto io considero un valore che Conte non sia più il punto di riferimento della sinistra. Allora in questo scenario, e vengo alla risposta su di noi, noi cosa abbiamo fatto? Io volevo cambiare il Paese quando sono stato Premier arrivando a fare una legge in cui chi vince governa per 5 anni. Mi piacerebbe che su questo ci ritrovassimo visto che al referendum eravate contro. Prossima legislatura. Mi piacerebbe una legge elettorale come quella del sindaco d'Italia. C'è il sindaco, ci scontriamo, poi si va al ballottaggio. Chi vince governa. Anche perché l'alternativa qual è? Che ci sono quelli, come me peraltro, che devono fare tutta la legislatura a buttare giù i governi e rifarli. Che alla fine diventa un lavoro usurante perché mi sono messo contro. Il PD che voleva fare l'accordo con Di Maio Premier, poi contro Salvini che voleva le elezioni al papete, poi contro Conte e Casalino che andavano avanti. Ragazzi, abbiate rispetto anche per chi, come me, è stata tutta una legislatura a cercare di fare nuovi governi. Ora questo è quello medio, ma come dire a cercare di evitare che si vada avanti così. Facciamo una legge elettorale tranquilla dove ci si confronta e sono i cittadini che scelgono. Noi, se mi domandi se stiamo nel campo largo se il campo largo è quello con Conte e i 5 Stelle di oggi ho l'impressione che non ci stia nemmeno il PD cioè la novità di queste ultime settimane è che persino il PD si sta rendendo conto che Conte è inaffidabile gli ci è voluto un pochino ma anche loro sono arrivati a questa posizione a voi dico auguri e in bocca al lupo per la vostra esperienza soprattutto ai più giovani, studiate noi viviamo circondati da numeri, big data, siamo pronti ad andare nel metaverso, ma la verità è che se uno non ha delle radici culturali forti e una capacità di formazione, oltre che di informazione, non va da nessuna parte. Quindi comunque votiate, temo non benissimo eh, dal mio punto di vista, siate in grado di approfondire, studiare, conoscere, rispettate gli avversari, perché il rispetto reciproco è un pezzo che caratterizza la democrazia. Vi do un suggerimento di lettura, la bellissima lettera che George W no, George Bush padre, chiedo scusa, lascia Bill Clinton sulla Eh George sì. Herbert Bush. George Herbert, sì sì, è il primo, facevo casino, è quello del 1992, la lascia a gennaio del 1993 a Clinton. Clinton lo ha sconfitto, Clinton non lo considerava nessuno, era uno semi governatore dell'Arkansas, poi per tutta una serie di motivazioni vince quelle elezioni e Bush, che era stato attaccato duramente da Clinton e che aveva a sua volta attaccato duramente Clinton, gli scrive una lettera di una bellezza incredibile sul valore delle istituzioni. Quando entrerai in questa sala, tu sarai il nostro e il mio presidente. Leggetelo perché è un pezzo bellissimo. E ultima e unica cosa di contenuto da fare insieme la prossima volta, le riforme costituzionali sulle quali ci ho perso. La, la, la poltrona, la seggio, la carriera: dite quello che volete. Servono e la prima riforma che, che serve è quella di garantire: lo diceva un professore democratico cristiano che si chiamava Roberto Ruffilli, al cittadino di fare l'arbitro. Che vuol dire: non fate che anche nella prossima legislatura mi tocca prendere il 4% e col 4% faccio tre governi. Diamo una regola nuova in cui, come nei comuni, chi vince vince e governa per cinque anni e chi perde fa con rispetto l'opposizione. In bocca al lupo e buon lavoro. Buonasera a tutti. Grazie a Matteo Renzi e a Gennaro San Giuliano. Caro Matteo, questa è la scuola del confronto, del rispetto di tutte le parti politiche in causa e quindi noi siamo stati davvero onorati di averti qui, ti ringraziamo se e se ci più vediamo più, presto. Se <ride> <ride> Ma non si vede però. <ride> Ciao, grazie.